Pace e bene. Oggi vorrei condividere con te la testimonianza meravigliosa di Francesca Pedrazzini, insegnante di diritto in una scuola superiore di Milano, sposata con Vincenzo, avvocato, tre figli, grintosa e appassionata sul lavoro e con gli amici, un amore speciale per il mare della Grecia. Grande gioia e gusto per la vita, costellata di superlativi assoluti, per lei tutto era issimo, pizza buonissima, una persona incontrata simpaticissima, che spesso diventava amicissima. Un giorno di febbraio del 2011, mentre si toglie il maglione, avverte un fastidio al seno, un sospetto, poi la visita ginecologica, gli esami, la scoperta di un piccolo tumore, l'intervento chirurgico, i medici che la rassicurano, complimenti, è guarita, è tutto a posto. E invece, dopo qualche mese il male rispunta, i marker tumorali sono alti, è arrivato dappertutto, ossa e fegato, si sfoga con un'amica. Francesca va col marito a confidarsi con l'amico Fra Claudio, al monastero benedettino della Cascinazza, alle porte di Milano. Un dialogo essenziale. «Noi preghiamo per la tua guarigione», le dice il monaco, «ma sappi che se non ci sarà questo miracolo, ce ne sarà uno ancora più grande». Comincia un calvario, fatto di radio e chemioterapia, ricoveri e periodi trascorsi a casa tra letto e divano, cortisone, gonfiori, complicazioni, le ossa che si fanno di cristallo. Gli amici, tantissimi, si stringono a lei e alla famiglia. In una mail scrive a Clara: «Sono sopraffatta dalla carità di tutti voi verso di me e quindi dell'abbraccio di Gesù. Lo sai che girano un file Excel con i turni mattino, pranzo, pomeriggio, sera per star con me? È incredibile. Continua a chiamarmi gente che vuole venirmi a trovare». Ad Anna, un'altra amica, confida che «la misericordia di Dio è grande, perché non passa giorno in cui non mi tiri fuori dalla disperazione. C'è sempre una persona, una telefonata, qualcosa che leggo che non permetta alla tristezza di avere il sopravvento». Si fa più intenso, più vero, il suo cammino nel movimento di comunione e liberazione che aveva incontrato da ragazza e l'aveva letteralmente riempito l'esistenza. Una frase di Julián Carrón, il sacerdote spagnolo che guidava CL, le resta nel cuore. «Vedi, Francesca, tutti noi siamo malati cronici, ma tu hai un'occasione in più per la tua maturazione, che non puoi perdere». Anche quando il male si fa più aggressivo, Francesca vuole gustare la vita fino in fondo. Alla fine del luglio 2012, l'ultima vacanza a Cefalonia, in Grecia, voleva guardare il mare, avere davanti una bellezza, ricorda il marito. Pochi giorni dopo è di nuovo in ospedale a Milano, dove rimarrà fino alla morte. Il 22 agosto niente visite, vuol dedicare tutto il giorno ai suoi bambini, Cecilia, 9 anni, Carlo 6, Sofia 3. Chiacchiere, scherzi, indovinelli, qualche lacrima. A Cecilia, che si infila nel suo letto, dice: «Vado in un posto bellissimo, sono contenta e curiosa. Mi raccomando, quando vado in paradiso dovete fare una bella festa». Vincenzo, il marito, guardando oggi i suoi bambini, commenta: «Sono sereni, pieni di vita. La nostalgia c'è, ma non è un ostacolo. Mia moglie quel giorno ha fatto per loro più di quello che una madre può fare in 50 anni di amore e di educazione». In ospedale rimasero stupiti dallo spettacolo di tanti amici attorno a quel letto, a parlare, ridere, piangere, pregare. Un medico dice alla madre di Francesca: «Una fede come quella di sua figlia non l'ho mai vista. Mi sarebbe piaciuto conoscerla un po' di più. Le dica che quando sarà in paradiso si ricordi dell'ultimo medico che l'ha curata». Il 23 agosto 2012 Francesca entra in coma. Il tempo si fa breve. Vincenzo le dà un bacio e sussurra nel suo orecchio: «Non avere paura». Lei si riprende, apre gli occhi e gli dice ad alta voce: «Io non ho paura». Che il buon Dio ti benedica.